Buonasera, vi presento Edmodo, sono Laura Antichi, questa bellissima piattaforma di e-learning per le classi. Serve in tempi ordinari e anche in didattica a distanza. È raggiungibile da new.edmodo.com. Vediamo alcune funzionalità in breve. Consente uno spazio di archiviazione illimitato per quanto riguarda la biblioteca. Consente di creare gruppi, assegnare lavoro di homework, programmare quiz, sondaggi, compiti, gestire unità di lavoro, essere spazio di collaborazione e di interazione e costruire e-portfolios. Edmodo nella didattica per competenze in presenza e a distanza è una piattaforma quindi online, senza installazione, è free, è una classe virtuale, si basa sulla condivisione. È un ambiente protetto e dedicato, permette monitoraggi e valutazioni, assomiglia a un social network, è sociale e di pratica, è comunità di apprendimento, organizza il lavoro della classe, consente la visualizzazione da parte dei genitori, costruisce e-portfolios. È un cloud di materiali condivisi, crea gruppi e sottogruppi, è integrabile con apps web, è fruibile da PC e da mobile. Andiamo subito a vedere, quindi Edmodo. Ad Edmodo si accede registrandosi, la registrazione è di tre tipi, andiamo in registrati, ci si può iscrivere con un account insegnante, un account studente e con un account genitore, come genitore o tutore. Io ho già un account insegnante, di questo che noi andiamo ora a parlare, per cui faccio accedi. Questa è la dashboard. Nella parte sinistra trovate le mie classi, i miei gruppi e i miei hashtag. Quindi siamo nella home. Nelle mie classi posso creare una nuova classe. Creiamo subito una nuova classe dai tre puntini vicino alle mie classi. Potrei creare allora una classe, vedere le classi archiviate o iscrivermi ad una classe. Creo una nuova classe. La nuova classe sarà quinta. B. Descrivo la classe secondaria, ad esempio. Di secondo grado. Quindi scelgo la secondaria di secondo grado. Ok. Beh, qui è la quarta, vabbè, non c'è una quinta, vabbè, lo stesso. Seleziono una materia, ne metto una, facciamo scienze sociali,
Posso cambiare il colore di evidenziazione della classe, vedete che le classi sono contraddistinte da un colore, scelgo il rosso, anzi l'arancio, mi sembra di non averlo mai usato, crea, seleziona una materia, mi sembrava di averlo selezionato. Faccio tutto perché non c'è propriamente quella che desidero, crea. Ok, ho creato così la mia classe e vado ora ad aggiungere gli studenti, posso aggiungere gli studenti. Ok, alla classe quinta B, il nome potrebbe essere Allorella. Fiori. Poi Giovanna. Garibaldi. Luca. Antoni. Ok. Poi vado aggiungi studenti, ne ho aggiunti, va bene, adesso tre, e potete continuare poi aggiungendo gli altri. Hai aggiunto, mi dice, tre studenti. Qui scarico il documento stampabile con le informazioni individuali di accesso. Scarica e continua. Ecco, e qui mi dà un PDF che posso andare a scaricare, a salvare sul mio computer. Posso poi collegare gli studenti con il genitore. E io faccio forse dopo, e quindi in questo momento ho la classe quinta B con tre studenti che ho aggiornato. Ecco, vado ora, ritorno ora, quindi ho il nome, vado, riapro la mia classe quinta B, ok, mi dà il codice della classe e questo codice lo darò agli studenti e ai genitori che si vorranno collegare alla classe. Quindi questo è il codice della classe e vado a condividere con loro, a inviare a loro. Poi posso anche share PDF, posso scaricare le istruzioni da inviare agli studenti e ai genitori per iscriversi alla classe, quindi leggere le istruzioni in PDF, eccetera. Condividi il link con gli studenti e gli insegnanti, quindi ho copiato il link e loro avranno modo di sapere come fare. Fatto. Ok, mando un messaggio alla quinta B, scrivo un messaggio di benvenuto. Benvenute e benvenuti. Ok, potrei aggiungere, allegare un'immagine, va bene, allego una tanto per metterla, aprire. Immagine, allegare aggiungere dalla biblioteca un file, dopo andremo a vedere la biblioteca e inviare
nella classe questo messaggio di benvenuto. Okay. Gli studenti potranno commentare, condividere e mettere mi piace. Come vedete, ha qualcosa di social e scrivere un commento. Ok, questa è il primo approccio alla classe. Come vedete, potrei anche cambiare il colore della classe, invitare persone, altre persone, aggiungere quindi altre persone intorno nella classe e potrei anche creare un compito, caricare un compito esistente, creare un quiz e caricare un quiz creato in precedenza. Vado subito a creare esempio un compito. Il titolo del compito potrebbe essere Crea uno schema. Okay. Le istruzioni potrebbero essere queste. Crea una mappa delle opere di Hegel. Ah sì, era tanto per mettere qualche cosa. Dopo voi potete settare cioè farlo bene, potrei aggiungere, allegare un file perché gli studenti si documentino, aggiungere un link anche, vedete che mi dà, lo posso quindi allegare un link e aggiungere anche del materiale che ho messo dalla biblioteca perché gli alunni possano prima di fare questo compito, consultarsi e prendere informazioni. Vado in assegna, ho assegnato, quindi crea uno schema alla classe quinta B, posso selezionare una data di scadenza, esempio invece di maggio, scegliamo giugno, 3 giugno. Potrei bloccare la consegna dopo il 3 giugno e mettere anche l'orario di consegna. Non blocco la scadenza, questa è una prova, aggiungo al registro va bene e assegno. E quindi ho assegnato un compito alla classe. Come vedete ho quindi prima fatto un messaggio di benvenuto, poi ho creato questo compito. Posso aggiungere un altro compito come quiz, quindi crea quiz. Creo quindi il titolo del quiz potrebbe essere Hegel e la fenomenologia. Ok, posso scrivere tra le istruzioni, scegli. Rispondi alle domande, meglio mettere, rispondi alle domande, adesso la facciamo breve, mi dice domande del quiz, posso scegliere che tipologia, scelta multipla, vero o falso, risposta breve,
riempire gli spazi, le corrispondenze e risposte multiple. Anche interessante che hanno messo anche le risposte multiple. Pertanto metto il testo della domanda, vabbè, metto solo Hegel, poi le risposte, scrivi la risposta, vabbè, metto delle lettere, tanto per far vedere. Ok. Potrei anche aggiungere un'immagine alla risposta, possibile, mettiamo che giusta sia la seconda, ok? Ho salvato potrei aggiungere altre risposte e poi potrei aggiungere anche una nuova domanda, altre nuove domande di seguito. Posso pertanto segnare questa domanda quiz a scelta multipla alla classe. Assegna quindi alla quinta B la data di scadenza. Mettiamo una data di scadenza a giugno, il 5 giugno, e potrei bloccare come prima o no, e posso anche randomize question, sì. Posso pianificare dopo, ma lascio questa da fare entro quella data e indicando l'ora alle 11:59 poste meridiane. Assegna. Quindi assegno. Ok, ho assegnato e il nome del quiz è Hegel la fenomenologia. Vedete, assegnato e la data di consegna e la classe a cui è stato assegnato, capito? E voi vedete, forse ve l'ho detto prima, ma ve lo ripeto, che qui abbiamo il codice della classe, ecco, da inviare proprio al... da inviare agli studenti per iscriversi. Beh, volevo mostrarlo ancora e lo share il PDF con le istruzioni, così via fatto. Ok, questo è quindi la base, poi se noi andiamo nella barra, quindi quello che possiamo fare è operare con la classe. Vedete? Ok, potrei iniziare una nuova discussione, sempre la quinta B, studiare da studiate le eccetera eccetera. Ok. Potrei aggiungere, allegare un'altra immagine, ne allego una a caso. Va bene, alleghiamo una a caso. Poi creare un sondaggio, ad esempio. Quindi... vedete, studiate le digitale opzioni, sì, non so, no, quindi create un sondaggio e aggiungete altre opzioni e inviate. Ok, quindi anche questa discussione è stata quindi inserita. Posso poi
adesso invitare altri insegnanti, ecco, condividendo questo link che posso copiare o spedire per mail agli insegnanti che voglio che partecipino a questa ai lavori di questa classe. Se andiamo in Esplora, in alto, troviamo i contenuti che sono stati scelti da Edmodo di approfondimento per fare una serie di attività. C'è una collection Learning Distance Learning, ti manda a vedere la raccolta, c'era anche nella pagina iniziale questo link, poi ci sono dei giochi, delle app in evidenza e così via. Da ultimo la biblioteca, ma non perché sia l'ultima, ma è veramente molto, molto interessante perché qui posso organizzare tutti i materiali della classe e ritrovo i miei compiti, vedete, tutti i compiti che ho creato, sempre nella biblioteca, trovo i miei quiz. Vedete i miei quiz, quindi tutto viene conservato, ma soprattutto posso creare una nuova cartella. In questo caso la cartella quinta B. Quinta B, quindi scegli una classe. Dodicesimo, seleziono una materia, social studies, e aggiungo questa cartella, aggiungi cartella. E dopo nella quinta B, ok, po potrò inserire, caricare dei file, dei link, dei quiz. Un documento Word e il collegamento a un foglio di Excel, una presentazione in PowerPoint. E così arricchisco la possibilità per la classe di attingere a dei contenuti che rimangono permanentemente dentro la biblioteca. Come potete vedere poi nella zona sempre della biblioteca, abbiamo la biblioteca nella sua interezza, nella zona che rimane alla vostra sinistra trovate il collegamento a OneDrive, OneNote, Way e altri con Office 365 collegandosi con un account a Office 365 oppure il collegamento a Google Drive, nel senso che Edmodo si integra con Google e basta inserire il link del nostro account Google per accedere e condividere i file di Google Drive direttamente su Edmodo. Questa funzionalità è estremamente importante perché, come sapete, Google Drive permette ad esempio condividere dei documenti in scrittura collaborativa o delle presentazioni in scrittura collaborativa, quindi di poter realizzare lavoro degli studenti su uno stesso problema. Questa funzionalità, sono state tolte altre terze parti, ma questa funzionalità è sicuramente da mantenere per la produttività della classe. Poi ci sono i messaggi, non ce ne sono e così vi ho
brevemente presentato le opportunità che offre Edmodo. Vi ripeto, gli studenti entreranno come studenti con un account studenti e non dovranno mettere mail necessariamente e si collegheranno con il codice che noi abbiamo inviato della classe. È un ambiente estremamente interessante perché è anche protetto. L'unica cosa è che non c'è una web conferencing integrata in Edmodo. Vi saluto e vi consiglio caldamente di usare questa piattaforma o di sperimentarla sia in tempi ordinari che straordinari come questo momento che stiamo vivendo della didattica a distanza. Arrivederci.